Allora, buonasera. Abbiamo ritenuto di organizzare questa serata a seguito del fatto che siamo stati, come amministrazione comunale, siamo stati molto sollecitati da diverse parti affinché dessimo delle informazioni su N problematiche che ci sono, partendo dall'accoglienza fino ad arrivare appunto a come spedire magari quello che ognuno possa desiderare di inviare in un posto che, come sappiamo benissimo, è martoriato da una guerra, e le guerre, come è giusto che sia, non sono mai giuste, sono sempre ingiuste. Noi, quindi, a seguito di tutte le sollecitazioni ricevute, abbiamo deciso di organizzare questa serata. Alessandro sta seguendo tutto, passo per passo, tutti gli aggiornamenti che ci sono. Oggi sono uscite di nuovo delle linee guida da parte della Regione Piemonte per quanto riguarda l'accoglienza. Ovviamente la città di Castellamonte è impegnata a dare supporto a chi lo chiedesse. Ovviamente, scusatemi, ovviamente, per quelle che sono le nostre competenze, per quelle che sono le nostre possibilità. Io mi fermo qui e do la parola ad Alessandro. Prima però vorrei ringraziare Pamela Misuraca, che dopo magari ci dirà alcune cose, perché ieri si è venuta da me. Ecco, sono venuti a trovarmi lei, Pamela, con Mary ed Ellen, che sono due ragazze ucraine che sono ospiti da Pamela, che sono fuggite dalla guerra e che sono ospite da Pamela, e quindi sono ospiti della città, della nostra città. Io ho già detto a Pamela, ho già dato tutta una serie di disponibilità, adesso vedremo di concretizzarle, per cui grazie Pamela, benvenute a voi ragazze, speriamo che questo martirio finisca presto, ecco, finisca il prima possibile. Do la parola ad Alessandro. Allora, grazie a tutti, benvenuti. Avrei voluto, era nelle idee, proiettare anche per farvi vedere la pagina della Regione Piemonte, ma non ci siamo riusciti per quanto abbiamo provato, quindi provate a seguirmi voi piuttosto, se avete interesse potete da casa o anche solo da cellulare riuscire a vedere tutto quanto voi. Questa serata è stata organizzata perché nei giorni scorsi abbiamo ricevuto tantissime richieste come comune, sia noi sia gli uffici, relativa all'emergenza ucraina, cosa si poteva fare. C'è stata una grande confusione, come normale in questi casi, in qualsiasi emergenza che si rispetti, e questa purtroppo è un'emergenza che si rispetti fin troppo. Non c'erano linee guida particolari, perché ovviamente era la prima volta che ci accadesse una cosa di questo genere. Prima di iniziare io mi sento di ringraziare tutti quelli che a livello anche personale hanno contribuito a questa emergenza, perché comunque l'Italia è una delle nazioni, uno dei paesi in Europa che comunque ha dato una risposta più veloce all'emergenza, se vogliamo escludere quelli confinanti con l'Ucraina. Io in questi giorni, anche come Croce Rossa, sto seguendo un pochino gli accadimenti e vi assicuro che c'è stata una risposta sia dalla Polonia sia dalla Romania pazzesca, considerando oltretutto che sono paesi con risorse comunque inferiori a quelle che possiamo avere noi. Però la risposta canavesana è stata velocissima, è stata importante. L'unico obiettivo che noi abbiamo questa sera è dare per quanto possibile due o tre informazioni in più. Prima
Per iniziare dal punto di vista pratico, io farò subito una battuta, ovvero sia che l'unica cosa chiara è che di chiaro non c'è nulla. Io sono giorni che impazzisco a stare dietro alla regione, a stare dietro all'ASL, perché ovviamente ospitare delle persone comporta anche degli oneri, non solo degli onori, ovviamente. Qual è il primo punto? Tantissimi chiedevano come dare disponibilità. Allora, la disponibilità può essere data tranquillamente a associazioni locali, può essere data in via personale, nulla lo vieta. Questo perché dal 2017 i cittadini ucraini, pur non essendo parte dell'Unione Europea, possono liberamente circolare sul nostro territorio e ivi risiedere per un massimo di 9 mesi, senza nessuna necessità particolare di documenti, visti o quant'altro. Il punto però qual è? Il punto è che la Regione Piemonte, tutta la nazione Italia, sta cercando di fare un censimento di queste persone, perché come capirete un conto è un flusso migratorio che viene comunque calcolato, si fa a livello sovranazionale ogni anno, si quantifica quelli che si pensa saranno gli ingressi nello Stato in un determinato periodo di tempo e si riesce a pianificare l'accoglienza, quello che succedeva già prima con i migranti, chiamiamoli classici, canonici, quelli che tutti abbiamo imparato a conoscere e a vedere nelle nostre città. Questa cosa è stata invece un'emergenza che è scoppiata dal nulla. Il censimento, il capire chi è disponibile a prenderli, il capire quanti stanno arrivando è utile allo Stato, alle regioni e anche ai comuni per capire che cosa si potrà fare e quali sono le forze a disposizione e qual è la richiesta che c'è sul territorio. La Regione Piemonte, in questo senso, ve lo proietteremo, appunto non riesco, ha istituito sul sito, facilissimo, su Google digitate semplicemente Regione Piemonte Ucraina, né più né meno, vi spunta subito quella pagina di riferimento, ha diramato un avviso pubblico per tutti quei privati che vogliono mettere a disposizione a titolo attualmente gratuito, ma su questo torneremo anche dopo, uno spazio dove ospitare queste persone. C'è un form da compilare online, semplicissimo, non c'è bisogno di impazzire, stare dietro a documenti, atti di proprietà, planimetria, assolutamente no. È un censimento che serve a capire qual è la disponibilità immediata, quante persone si riescono ad ospitare, dove, se ci sono degli animali domestici, perché anche questo non sembra, può essere importante in un momento come questo qua di accoglienza, soprattutto per allergie, incompatibilità o quant'altro, e poi chi si è disposto ad ospitare, perché come voi capirete è ben diverso ospitare magari una persona adulta autosufficiente da un anziano piuttosto che un bambino molto piccolo, un disabile, un malato cronico e quant'altro. Una volta che uno ha compilato questo form semplicissimo, non lo so, se qualcuno di voi qua dentro ha già compilato il form, ha già dato disponibilità, può alzare la mano giusto per farmi un'idea. Ok. È molto molto semplice, si invia in maniera digitale alla regione che ne prende atto. È importante sottolineare che questo non implica nessun tipo di obbligo, quindi uno è un censimento, la regione in questo modo sa quali sono le disponibilità che ha sul territorio per mandare profughi ucraini, ma nessuno in nessun modo sarà forzato poi alla fine a prenderli in carico. La regione avvisa però ovviamente che in un momento di emergenza primaria come quello che stiamo vivendo ora il preavviso sarà ovviamente scarso, quindi non si tratta di do la disponibilità adesso, poi mi contatteranno una volta, due volte, eccetera, si parla di attivazione poi dell'ospitalità vera e propria nel giro di 36-48 ore massimo, e per esperienza vi dico che è anche meno di solito. Quindi di queste cose ovviamente bisogna essere consapevoli. Una volta che si è dato questo tipo di disponibilità e se si dovesse essere contattati, e quindi ricevere dei profughi a casa, la prima cosa che dovrà essere fatta, e la conferma mi è stata data oggi sia dalla Regione sia dalle forze di pubblica sicurezza, è segnalare la presenza di queste persone all'interno del proprio nucleo familiare, e anche su questo cercherò di soffermarmi un momentino, poi se ci saranno domande fermatemi ora oppure alla fine come preferite. Sempre in questi giorni e soprattutto negli uffici sono arrivate diverse richieste su cosa fare, come comunicarlo, lo dobbiamo dire al comune, lo dobbiamo dire al prefetto, lo dobbiamo dire, ci sono state versioni addirittura curiose, devo dire. L'unica indicazione alla quale bisogna attenersi è andare nelle caserme dei carabinieri o della polizia territorialmente competenti, quindi in questo caso la caserma dei carabinieri di Castellamonte, né più né meno, che già sanno, abbiamo già parlato con loro, sono preparati, e bisogna andare a segnalare la presenza delle persone che si ospitano. Tutto lì. Verranno chieste alcune cose che vogliono, che sono nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, se hanno dei documenti con sé, cosa che per un profugo non è scontata,
quando sono usciti dall'Ucraina, quando sono arrivati sul nostro territorio. Tutto qui. Questa è una funzione di censimento ed è molto importante per noi, ma, ed è bene quindi ricordarsi di farlo, anche una versione, anche una funzione molto importante per gli ucraini stessi. E poi dopo arriverò a spiegarvi il perché. E questo è l'aspetto burocratico. Non ci sono altri documenti da fare nell'immediato, cioè per 9 mesi loro sono a posto così, non hanno necessità di altri documenti, non c'è bisogno di stare ad impazzire. Prima però, pochissimo tempo, momenti fa, vi stavo dicendo, è importante anche per loro. Perché? Perché queste persone saranno, se vorranno, dei richiedenti asilo. Per farla molto breve, un richiedente asilo è una persona che sulla base delle convenzioni di Ginevra chiede protezione per svariati motivi da un altro paese, quello da cui proviene. Al momento questo è poco chiaro, perché l'Italia adotta una specifica legislazione per i richiedenti asilo che è condivisa da tanti altri paesi europei ed extraeuropei. Noi al momento abbiamo un unico documento approvato dall'Unione Europea il 4 marzo che propone e approva di istituire una nuova tipologia di protezione esclusivamente riferita agli ucraini e alle persone che risiedevano in maniera legale in Ucraina da un certo periodo di tempo, quindi anche apolidi o cittadini di altre nazionalità ma che stavano in Ucraina in maniera fissa e legale da tanto tempo, che avrà validità 1 anno e, come diceva già il Presidente del Consiglio proprio nella primissima emergenza ucraina, cercheremo di sveltire le pratiche, ecco, stanno cercando di farlo, nel senso che l'idea è quella di dare in automatico una protezione temporanea di 1 anno per tutte le persone di cui dicevo prima, che verrà rinnovato o meno alla scadere di questo primo anno di protezione, di durata del documento, se in Ucraina, io ovviamente spero di no, perdurerà lo stato di guerra e di emergenza, altrimenti verrà revocata la protezione e da lì ci sono poi altre pratiche legali che non ha senso andare a scandagliare in questa serata. Però non basta essere ucraini ed essere qui per chiedere questa protezione. Bisogna dimostrare di essere usciti dal territorio ucraino dopo il 24 febbraio, ovvero sia la data dello scoppio, dell'inizio vero e proprio delle ostilità. C'è chi dice che probabilmente allungheranno questo periodo, lo porteranno 1 settimana prima, perché già chi viveva nella zona sentiva le tensioni. Prego. Puoi dimostrare se sono usciti tutti in macchina, a piedi, chi ti ha dato loro una dimostrazione? E qui è proprio il punto dove volevo arrivare prima, cioè il fatto di cercare di fare viaggi il più organizzati possibili, il più tracciati possibili, fanno anche in modo che ci possano essere più modalità, più possibilità di dimostrare che uno il territorio ucraino l'ha abbandonato dopo il 24 febbraio. Andare immediatamente in caserma a dichiarare la persona non è una delazione, non è una privazione di nessun tipo di libertà o altro, anzi conviene sia allo Stato, perché come dicevo prima si organizza, sia al richiedente asilo o il futuro tale, perché mette subito le mani avanti, cioè va a dichiarare le proprie generalità e dice: io sono qui perché sono in fuga dall'Ucraina, sono partito il giorno tale, sono arrivato il giorno tal'altro, e sulle modalità precise di dimostrazione di queste date la certezza totale ancora non c'è. Però prima si fanno questi movimenti, meglio è. Quindi per il vostro caso sostanzialmente la caserma dei Carabinieri è già informata, già sanno, hanno ricevuto anche loro direttive, io direi che già domani andare a fare un salto da loro, se hanno dei documenti portarli con voi e fare questo tipo di registrazione e iniziare già a enunciare qual è stato il loro percorso migratorio, quando sono partiti, in che modo sono venuti qua e quant'altro, perché potrà essere utile poi in futuro. Personalmente non credo saranno particolarmente severi in questo caso, però è una mia idea, non ci posso ovviamente mettere la mano sul fuoco, non ne posso essere sicuro al momento. Però consiglio appunto di fare tutti questi passaggi. Il dichiarare queste persone, anche qui, non implica nessun tipo di obbligo. Non è che io li accompagno in caserma, li dichiaro come miei ospiti, faccio una dichiarazione di ospitalità, la firmo, la dichiaro e poi sono vincolato a vita. No, assolutamente no, quindi non avete timore da questo punto di vista, assolutamente. Voi state dichiarando ovviamente di stare dando ospitalità ai richiedenti asilo ucraini, a delle persone ucraine,
ma non vi vincola per il futuro, se non dal punto di vista etico e morale, ma non legale. Continuo a dire, se avete domande, dubbi, perplessità, fermatemi. Dopodiché io penso che ci siano altre due grandi domande che anche io avrei in testa. Il primo è il punto salute, e anche qua ne ho sentite di cotte di crude sul Green Pass, le vaccinazioni, eccetera e quant'altro. Allora, come dicevo prima, i cittadini ucraini non fanno parte dell'Unione Europea. Possono liberamente circolare sul nostro territorio per un massimo di 9 mesi, ma non sono dell'Unione Europea, ergo non hanno una tessera sanitaria come abbiamo noi. Cosa fare? In Italia, qualcuno di voi magari lo saprà, qualcuno no, è presente un sistema, un centro particolare diffuso su tutto il territorio nazionale che si chiama Centro ISI, Centro Informazione Salute e Immigrazione. Qui nel nostro territorio, dopo vi do se volete gli indirizzi precisi, ce ne sono due, uno a Torino in Lungodora, Savona, Colletta, non ricordo più, dopo appunto vado a vedere, ve lo dico, e uno a Settimo Torinese, nello stesso palazzo che ospita gli ambulatori dell'ASL e il CUP. Questo centro è un centro che ha all'interno ovviamente dei medici e degli infermieri e rilascia una tessera che si chiama STP, soggetto temporaneamente presente, che è, seppur con un altro nome, è a tutti gli effetti una tessera sanitaria che è abbinata a un'esenzione, ovvero sia queste persone sono sgravate dal pagare ogni forma di ticket sanitario per le visite specialistiche, per le prestazioni sanitarie, per il pagamento dei ticket sui farmaci. Qual è il problema? Il problema è che ha una durata più limitata e che, ve la passo così per farvi capire, è come se il loro medico di base fosse il medico di quel centro ISI. Quindi ogni volta che una persona dovesse avere bisogno di una ricetta, che sia di una visita specialistica, che sia di un medicinale, bisogna partire, in questo caso da Castellamonte, se parliamo del nostro comune, andare fino a Settimo o a Torino in Lungodora e poi tornarsene indietro con la nostra bella impegnativa, che ovviamente non è così comodo. In più aggiungo un pezzo, e il pezzo è che questi centri esistono da molto tempo, sono abituato a flussi abbastanza alti, soprattutto quello di Torino, meno quello di Settimo, ma non sono assolutamente preparati a quella che noi ci aspettiamo come ondata di richieste in questo momento, anche perché c'è una circolare della Protezione Civile, di cui anche noi siamo un pochino stupiti, che sostanzialmente rileva che nel giro di 5 giorni dall'ingresso sul territorio nazionale i cittadini ucraini dovrebbero essere dotati di STP, quindi questa sorta di tessera sanitaria di cui vi parlavo, essere vaccinati per il Covid e anche per tutto il resto, Mariangela di Scuola mi può aiutare, tutte le vaccinazioni obbligatorie, trivalente, tutto quanto. Questo comunicato della Protezione Civile a livello nazionale dice questa cosa, ma non dice come farlo, quindi le regioni, come in questi casi, stanno tutti quanti impazzendo. Io l'unica cosa che mi sento di consigliarvi è questa: io gli indirizzi precisi di questi due centri ISI a fine riunione ve li dirò, probabilmente poi faremo un post più dettagliato con tutte queste informazioni, comunque sarà rivedibile l'incontro di questa sera. Io vi chiedo la cortesia, io non ho ancora contezza di quanti ucraini siano già sul nostro territorio, non ce l'ho proprio, adesso ho conosciuto questa ragazza questa sera, non so se ce ne siano già altri, non so quanti ne arriveranno a breve, mi piacerebbe saperlo. Se possibile vi chiederei di scaglionare l'accesso, cioè di non fare la corsa all'STP, è come la tessera sanitaria per un italiano. Se arriva, queste due ragazze le vedo giovani e salute, no? Lo auguro, mi sembra di sì. Se non hanno bisogno di assistenza sanitaria nell'immediato, non correre subito a intasare, fra virgolette, l'ufficio, ma aspettare magari che passi la prima ondata. Questo perché, se possibile, bisognerebbe tenere liberi gli attuali centri a disposizione per quelle persone che hanno grosse necessità di salute già dall'inizio, perché appunto non saranno tutti giovani quelli che arrivano qui, ci sarà anche l'anziano diabetico che ha bisogno dell'insulina e senza un'esenzione se la deve pagare, lo deve pagare la famiglia ospitante ed è un costo, ci sarà il malato cronico che avrà necessità di continuità assistenziale, di visite specialistiche e di nuovo se non ha l'STP non può prenotare la visita e quindi è di nuovo una grande problematica. Quindi direi limitate l'accesso a questo tipo di servizio solo laddove sia veramente necessario nel più breve tempo, altrimenti aspettate un attimo e poi quando sarà potete andare anche lì. È un invito ovviamente.
Vi aggiungo una cosa, in altre regioni d'Italia hanno già cercato di organizzarsi a livello regionale, alcune l'hanno fatto anche molto bene come il Lazio, ma che si aspettava già un enorme flusso in entrata fra le prime regioni italiane, e ha istituito immediatamente un ufficio ISI nella stazione Termini, messo lì medici e infermieri, tutti gli ucraini che arrivano direttamente in banchina, gli fanno l'STP, prendono i contatti, fanno la vaccinazione e siamo tutti a posto. Questo in Piemonte ancora non è stato fatto, uno perché non ci si aspettava dei flussi così alti in un tempo molto breve. Stiamo però parlando di fare dei centri per distretto. Noi come Castellamonte abbiamo già dato ieri la disponibilità all'ASTO 4 di utilizzare l'attuale ospedale di Castellamonte come hub ucraino, se vogliamo chiamarlo così, sia dal punto di vista di documenti, quindi centro ISI, STP, rilascio di questa tessera, sia come centro screening, Covid e vaccinazioni, sia Covid sia quelle di rigore. Noi speriamo ovviamente che questa cosa venga portata avanti e vada in porto. Disponibilità, abbiamo parlato col direttore Scarpetta solo 2 ore fa nemmeno, lui, devo dire, lo ringrazio pubblicamente anche in questo frangente perché è stato non disponibile di più, sta impazzendo anche lui, non lo invidio per nulla, è disponibile, il personale c'è, si sta aspettando solo di riuscire a confrontarsi del tutto con Regione, capire se hanno altre idee di gestione di questo tipo di emergenza e poi del caso si proseguirà, però ovviamente su questo vi aggiorniamo. Se così fosse saremmo ovviamente contenti perché sarebbe utile non solo per i castellamontesi, ovviamente per i castellamontesi comodissimo perché è lì, ma faremmo da centro di riferimento per tutto il territorio canavesano e tutto il territorio del nostro distretto di Cornier, e sarebbe comunque una cosa positiva perché, di nuovo, immaginate l'enorme difficoltà di riuscire a spostare un grosso numero di persone da qui a Torino, da qua a Settimo, per fare questi documenti, con la difficoltà del Covid, le vaccinazioni, l'assenza di Green Pass, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ricapitolando, per il momento Torino, Lungodora e Settimo. In futuro, spero massimo entro lunedì, martedì della prossima settimana, forse prima, dovremmo avere la conferma se sì o se no anche questo hub canavesano per la salute. Un'altra domanda per quanto riguarda la sanità è stata Covid, Green Pass, vaccinazioni, come funziona? Nessun allarmismo, il Covid c'è, l'emergenza purtroppo non è finita, però abbiamo preso contezza del fatto che le bombe sono quasi peggio del virus e quindi facciamo finta di nulla, fra virgolette. È previsto sempre da questo decreto della protezione civile che le persone di nazionalità ucraina o che comunque provengono dall'Ucraina in questo momento possano circolare liberamente senza la necessità del Green Pass sui mezzi pubblici, nei centri, ovunque debbano andare, nelle strutture sanitarie, eccetera, 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 solamente con dei tamponi che in teoria dovrebbero essere anche questi provveduti dalle ASL, che in questi giorni sta facendo molto, con validità di 72 ore se si parla di tamponi molecolari o di 48 ore se si parla degli antigenici. Questo è quello che dice il decreto della protezione civile. Di nuovo, quello che invece riporta l'ASTO 4, proprio oggi pomeriggio, che stanno facendo l'impossibile, ieri notte hanno finito di fare tamponi a persone di nazionalità ucraina oltre la mezzanotte, ovviamente qualcuno se lo faranno scappare in questo momento. Stanno lavorando per fare in modo che riescano a fare i tamponi anche le farmacie, cosa che ad oggi, mi danno conferma, non si può fare perché se manca un documento di riconoscimento valido in Unione Europea non riescono a inserire i dati sulla piattaforma e non riescono a fare i tamponi. Quindi anche qui. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni, fino ad oggi erano fatte solo in questi centri delle ASL a seconda della regione, organizzati in un posto piuttosto che in un altro, mentre invece da domani, e questa è la nota positiva che ha confermato la regione mentre io già avevo iniziato a parlare, da domani le vaccinazioni verranno fatte anche nei centri vaccinali canonici, gli hub che tutti abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, e la prenotazione potrà essere fatta come per gli italiani sulla piattaforma Il Piemonte ti vaccina. Sono riuscito a bypassare il sistema dei documenti, sostanzialmente occorrerà solamente inserire nome e cognome, un riferimento telefonico e un indirizzo temporaneo, e quindi il telefono potrà anche essere della persona italiana ospitante, per comodità, né più né meno. Verrà inviato l'appuntamento e ci saranno le vaccinazioni. A partire da venerdì verrà istituita anche la pagina in lingua ucraina per facilitare queste operazioni. Quindi questione di due giorni letteralmente. Ci sono domande fino qui? No,
se una persona tipo parla in ucraino e deve fare un tampone, una vaccinazione, come fanno i medici a capirlo? Questo è un altro enorme problema, perché c'è una grande carenza in tutto il Piemonte di mediatori in lingua ucraina, e quindi ci si arrangia un po'. È il motivo per cui si spera che vengano accompagnati da persone che magari riescono a dare una mano, gli ospitanti italiani. Il problema della lingua è molto grosso, sono pochi. Anche questo ci hanno dato conferma, sia come regione sia come ASL ce ne sono pochissimi. Quindi anche per l'aiuto dei servizi eccetera se ne stanno cercando, ma al momento la situazione è questa. Io tra l'altro approfitto della domanda, prima di andare avanti in questa carrellata, lo volevo dire alla fine, ma va benissimo anche ora, visto che c'è l'occasione. Se conoscete persone ucraine già in Italia da tempo, comunque persone che parlano sia l'ucraino sia l'italiano, sono bilingue, e avete voglia di segnalarcelo, dopo lasciamo l'indirizzo email dell'ufficio del comune delle politiche sociali, se volete solo mandare una mail con i dati, nome e cognome, se hanno un recapito, perché se magari ne potremmo avere bisogno, almeno abbiamo i contatti. Ovviamente gente volenterosa e volontaria al momento, quindi lo dico chiaramente perché non si creino fraintendimenti equivoci, si parla di gente che possa aver voglia di dare una mano se sarà necessario in questo senso, perché ad oggi sono veramente pochi i traduttori, pochissimi da questa lingua in italiano. L'ultima domanda che a me in questa carrellata veloce che cercavo di fare viene in mente di domande e dubbi che potrei avere io al posto vostro è rimborsi. E non è brutto parlarne, nel senso che prima di tutto il caro vita lo stiamo sentendo tutti, le bollette, non solo le vostre, le mie sono aumentate anche troppo, e quindi anche la spesa ovviamente sarà un problema, è inutile negarselo, perché tutti quanti abbiamo voglia di aiutare, ma abbiamo questa situazione problematica in corso. Ad oggi la Regione Piemonte specifica che non sono previsti rimborsi in nessun modo. Hanno fatto dei bandi per enti gestori di altro genere, hanno fatto dei bandi per i comuni. Per i privati cittadini ad oggi non è previsto nessun rimborso. Quello che però vi posso dire sono due cose. Uno, che come vi dicevo all'inizio, non siete obbligati a, una volta preso in carico, diciamo così, una volta dato ospitalità alla persona, non siete poi obbligati ad libitum a continuare tenerle, cioè potete poi chiedere un aiuto se dovesse servire, primo. Secondo, mi hanno confermato sempre in serata che Regione sta attualmente, ma proprio attualmente ora, in questo momento, parlando con ANCI, perché stanno cercando di organizzare una sorta di piccolo rimborso, di piccolo aiuto per le famiglie che decideranno di dare ospitalità, perché dovrebbero arrivare dei fondi da livello ministeriale, a livello regionale. Stanno ragionando sul come darli, questo mi hanno detto che posso dirlo, ovvero sì, stanno ragionando di dare dei piccoli rimborsi sulla base delle utenze, che è l'unica cosa quantificabile, sulla base di regole che faranno loro, assolutamente non noi, e in teoria dovrebbero esserci notizie più precise entro venerdì mattina, massimo venerdì pomeriggio. Questo è quello che mi hanno detto mezz'ora prima di iniziare l'incontro, quindi io questo vi riporto. Mi sento però anche di dirvi, per onestà intellettuale, che sarà veramente un piccolo aiuto, per più motivi. Uno, perché i fondi migrazione, per quanto siano già molto alti in Italia, non sono così alti quanto qualcuno ogni tanto cerca di far passare come messaggio. Due, perché di nuovo un'emergenza così grande non l'avevamo mai affrontata, cioè innalzeremo il livello dei flussi migratori a livelli stratosferici con questa emergenza. E quindi il contributo che si potrà dare a ciascuna singola famiglia non sarà di un'entità tale per cui qualcuno si possa aspettare di avere migliaia di euro di rimborso mensile e avere un secondo stipendio. Ecco, questo non accadrà, ve lo dico per onestà. Questo è un pochino lo stato dell'arte ad oggi. No, se qualcosa non è stato chiaro, volevo solo chiedere la quarantena nel caso dei bambini. Cioè, avendo un bambino già a casa, no? Venissero due bambini, il mio va a scuola il giorno dopo, cosa devono fare questi? Hanno 10 giorni? Cosa? Allora, non è prevista quarantena, dal decreto nazionale non è prevista, così come non è previsto l'obbligo del Green Pass. Io non so dirvi sinceramente se è perché
abbiano valutato che in effetti c'è un calo dei contagi. Non conosco la situazione pandemica in Ucraina, onestamente non ne ho idea. Non so se abbiano valutato che in effetti l'emergenza straordinaria richieda misure straordinarie, quindi una deroga alla regola, non lo so. Però ad oggi la situazione è quella, cioè non è prevista nessuna norma di questo genere. Anzi, specificano quello che vi dicevo prima, cioè loro possono circolare liberamente senza Green Pass, in teoria richiedono il tampone, ma nella pratica poi diciamo che è tollerata anche l'assenza dello stesso, almeno fino a quando non riescono ad avere l'STP, l'appuntamento per la vaccinazione e fare la vaccinazione, perché questo invece è un obbligo che venga fatto, in teoria entro 5 giorni, anche lì non credo saranno fiscali fino al punto di controllare il 5° giorno. E quando qualche ucraino viene in questa appunto famiglia ospitante, poi i pasti come fanno a farli? Cioè vengono inclusi in quello che devono pagare? Scusa. Bella domanda anche questa, ma no, è qui l'altro problema, cioè tutti i privati è un bando che non ha un budget, quindi tutti i privati che danno disponibilità si accollano anche a questo tipo di onere. Noi stiamo cercando di capire se ci è possibile fornire un qualche genere di aiuto in questo senso, però sempre per continuare sulla linea dell'onestà, a questa sera io non mi sento in grado di dirvi qualcosa, proprio perché non abbiamo ancora idea del fenomeno e quindi sarebbe inutile che io, Pasquale, stasera vi dicessimo da domani il comune dà di tutto e di più a destra e manca, quando poi in realtà ci accorgiamo che la necessità non è di una persona ma è di 10.000 e di nuovo solo ipocrisia e parole al vento. Quindi non appena avremo contezza di quante persone sono ospitate sul nostro territorio, di quanti sono i nuclei familiari ospitanti, allora potremo anche informarvi se siamo in grado di dare una mano. Fino a quel momento no. Non me la sento, non so se sei d'accordo, ma insomma. Sì? Ci sono delle indicazioni rispetto all'inserimento nelle scuole? Dubito che c'è la possibilità, ma per l'istruzione dei bambini. Allora, non ci sono ancora indicazioni precise, l'unica cosa che vi posso dire è che è specificato quello che vi dicevo prima, ovvero sia andare a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza competente la presenza nel nucleo di persone ucraine, è obbligatorio per tutti, obbligatorio e fortemente raccomandato a tutti, ma in particolar modo lo richiedono, lo consigliano con forza per i minori in età scolare. Questo perché sicuramente hanno in mente di attivare scuola anche per loro, però anche lì sarà un pochino più lunga e questo vale già per la normale, per il normale percorso migratorio, insomma il normale inserimento dei richiedenti asilo, anche perché ci sarà il problema della barriera linguistica, il livello scolastico, il tempo di permanenza di queste famiglie sul territorio, che ovviamente speriamo tutti, me per primo, sia breve, ma non perché non li voglia qui, anzi, proprio solo perché insomma la mia speranza è che il conflitto termini quanto prima e queste persone riescano a ritornare a casa loro, sperando che la casa ci sia ancora, ecco. Se così non fosse, di sicuro verranno attivati anche dei percorsi scolastici, questo sì. Vorrei rispondere alla bambina, che hanno distrutto delle case più belle di tante case, cioè ci sarà anche gente che ha una possibilità di vivere con i propri soldi, non ha un posto dove andare, secondo me. Questo sì, però c'è da dire che già l'Ucraina aveva bloccato il prelievo, aveva messo un massimale di prelievi all'uscita, aveva bloccato l'invio di denaro all'estero, aveva bloccato l'uso del contante elettronico, perché sono i classici metodi di protezione che ogni paese attua quando c'è una situazione di conflitto. Quindi quello che dici, se ci possiamo dare del tu, è vero. E in questa situazione particolare non so, perché o sono famiglie che magari contano su dei familiari già qui in Italia che hanno delle risorse economiche o hanno dei beni rifugio, il classico caso in cui uno riesce a scappare con, non lo so, la collerina d'oro, dico la prima cosa che mi viene in mente, oppure come disponibilità economica, non voglio fare i conti in tasca a nessuno, non so quanto grande sarà per quelli che arrivano qui, sinceramente penso piuttosto limitato. Ma
perché era la banca che rifiutava il cambio? Tutte le banche con il percorso e anche con le mie carte, quindi nonostante avessero i soldi erano. È il motivo per cui c'è anche tutto il grande problema economico, rispetto che anche solo il nostro export, parlando anche di canavese, leggevo solo oggi che c'è stato un tracollo folle anche su, da questo punto di vista, proprio per lo stesso motivo. Quindi sì, cioè credo che per la maggior parte quelli che arriveranno qui da noi non avranno chissà quale dotazione finanziaria, non credo, glielo auguro ovviamente, ma non credo. Quindi bisognerà sostenerli almeno per un primo periodo. Io sono assolutamente d'accordo, però bisogna rimettersi d'accordo, riuscire magari a convincere appunto l'amico, il parente, piuttosto che l'altro, insomma, conoscenti vicini o quello che vuoi tu. Questa ondata emotiva è una cosa che a me riempie di orgoglio da canavesano, però vi dico anche una cosa, c'è un però, non è un però cattivo, è un però preoccupato in realtà. Il però preoccupato è che come in tutte le grandi emergenze, i primi mesi, passatemi il termine, anche se brutto, vivono di rendita. Vivono di rendita perché c'è questa enorme, giustamente come dicevi tu, risposta emotiva, tutti si sentono giustamente coinvolti, perché poi, per quanto vogliamo magari a volte sembrare cattivi, brutti, cinici e menefreghisti, in realtà non lo siamo, fortunatamente. Però aiutare le persone è un lavoro difficile, io aggiungerei quasi uno dei più difficili che esistano. Avere a che fare con le persone è difficilissimo, lo è sempre stato, quindi non è tutto rose e fiori. Io spero davvero, e va sulla linea della sincerità che spero di aver mantenuto fino ad ora, se date disponibilità siate convinti di quello che fate. Potrebbe valere il discorso parallelo per la donazione organi o del midollo. È vero che nessuno è tenuto poi a farlo, però una volta che uno ha dato disponibilità, è stato mappato geneticamente, ha trovato uno che poteva teoricamente ricevere il proprio midollo e all'ultimo dici no grazie ma anche no, è vero che non c'è nessun problema legale, dal punto di vista morale capite, no? È un pochino pesante, quindi sappiate anche a cosa andate incontro, non è una minaccia, è sicuramente un'esperienza bellissima, è sicuramente un modo bellissimo di aiutare, ma siete consapevoli di cosa state facendo. Questo perché una persona, non ve lo devo insegnare io, è una persona, non si può decidere il venerdì sera che mi sono anche un po' stufato, il sabato l'appoggio in giardino e vado a farmi una passeggiata, e poi è una responsabilità, nel senso buono, ma è una responsabilità etica, morale, di accompagnamento. Perché prima c'era stata giustamente la domanda dei traduttori in lingua ucraina, i primi mediatori linguistici sarete voi che li ospitate, ma per cose anche banali, fargli conoscere il territorio, dove devono andare, accompagnargli per i documenti, prendervene un minimo cura e carico, se staranno male avranno altri problemi, non è una roba da nulla. E di nuovo, non voglio spaventare o far desistere nessuno, tutt'altro, io mi auguro che da stasera usciranno tutti quanti disponibili ad accogliere qualcuno, ad aiutare in un'altra maniera. Però sappiate che è una cosa che deve essere ragionata e non fatta semplicemente sull'onda dell'emotività, perché sennò si corre il rischio di fare più male che bene, sostanzialmente. Questa è una mia riflessione, forse cattiva, però insomma. Ci sono anche. Sì. Allora,
Assolutamente no, non è obbligatorio dare la disponibilità tramite il sito della regione, così come non è obbligatorio darlo privatamente per via amicali piuttosto che tramite associazioni della più genere varia natura, no. L'unica differenza che intercorre è che il dare disponibilità alla regione fa in modo che chi gestisce tutta la macchina a livello sovradimensionato sia consapevole di quello che gli sta arrivando in mezzo agli occhi, no? Ma questo vale per tutte quante le cose. Il dare disponibilità sul sito della regione vuol dire che si avrà ben chiaro che in Canavese occidentale ci saranno 20 posti letto, di cui 10 per mamme, 5 per bambini e 5 per anziani disabili motori. Voilà, so già dove mandarli. Perché fate ben conto, bisogna anche valutare l'inscindibilità della famiglia. Non è che faccio il Tetris, cioè, se ho un nucleo familiare di 4 persone, cioè, devo tenerli integri, non è che li posso dividere. Quindi devo sapere esattamente i posti dove sono, come sono. E poi dovrò anche capire, prima parlavamo di rimborsi, parla brutto parlare di rimborsi, ma anche quello è un grande punto. Se io so come regione quanti mi hanno dato disponibilità, so potenzialmente quanti rimborsi dovrò dare. E se ho 10, saprò che più o meno dovrò dividere per 1000, per 10.000, per 20.000. E tutto lì. Il dare disponibilità per una piattaforma istituzionale garantisce una maggiore sicurezza da parte di chi ospita, perché ci saranno dei documenti fin dall'inizio che attestano quella disponibilità, perché anche per chi è ospitato probabilmente ci sarà una storia migratoria più segnata, più sicura, più controllata, e d'altro canto soprattutto aiuta molto 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 chi a livello amministrativo deve aiutare. Non parlo di noi che siamo l'ultima ruota del carro, cerchiamo di fare del nostro meglio, ma parlo di chi in regione adesso ringrazio perché comunque, a parte le battute, sta cercando di fare tanto negli ultimi giorni, sono veramente impegnati. Se non hanno i dati non riescono a fare molto. Dal punto di vista meramente tecnico, legislativo, pratico, non c'è problema. Puoi dare ospitalità a chi vuoi, in che modo vuoi. Prima di vedere se ci sono altre domande, faccio una correzione. Ho fatto un errore madornale, ma mi correggo. Il tempo in cui gli ucraini possono stare sul territorio italiano senza documenti non è di 9 mesi, ma è stato un mio lapsus linguae, scusatemi, ma è di 90 giorni. Apro e chiudo parentesi, sento degli A sollevati. Colpa mia, mi cospargo il capo di cena. Buonasera a tutti, grazie per il vostro tempo. Vorrei raccontarvi un po' qual era, scusate l'emozione, vorrei... Vorrei raccontarvi un po' qual era la vita di Mary Dellen, ecco, prima che scoppiasse il conflitto. Mary e Dellen sono due ragazze di 18 e 19 anni, vengono da Kherson, una città dell'Ucraina meridionale. Mary è figlia unica, sua madre lavorava come commessa, mentre suo padre come marinaio. Dopo aver navigato per 30 anni, negli ultimi anni lavorava come operaio in un cantiere navale. Ellen ha due fratelli minori, una sorella di 14 anni e un fratellino di 9. Sua madre e il suo compagno gestivano un bazar in città che è andato in fiamme. Mary, una ragazza estroversa, determinata, ambiziosa. Dopo le scuole superiori si trasferisce ad Odessa per studiare arte. Quest'anno frequentava il secondo anno di università. Sogna di lavorare nel campo dell'animazione cinematografica.
Ellen è più riservata, è calma e molto gentile. È appassionata di cucina e dopo le scuole superiori frequenta un corso professionale per diventare cuoca. A gennaio di quest'anno raggiunge Mary, dove vivono insieme a Odessa. Raggiunge Mary ad Odessa e trova lavoro in un ristorante. Loro vivono insieme, sono due ragazze giovani, la loro vita è una vita tranquilla, nonostante le mille difficoltà si fanno forza e cercano di costruirsi un futuro, così come tanti altri giovani. Sono piene di sogni e hanno voglia di vivere. Il 24 febbraio 2022, quella che doveva essere una giornata come tante altre, si rivelerà il peggiore dei loro incubi. Alle 5 del mattino vengono svegliati dai raid aerei, dai rumori degli aerei militari. Più tardi sentono dei boati, le forze militari russe attaccano l'aeroporto, così da non dare alle persone la possibilità di fuggire. Le sirene della città iniziano a suonare ininterrottamente, il paese è sotto attacco. Così. Le forze militari iniziano a spiegarsi. Mary ed Ellen non sono nel panico più totale, non sanno cosa fare, non sanno dove andare. La famiglia di Ellen non ha nessuna intenzione di lasciare il paese. Loro amano la loro terra e vogliono rimanerci. Sono parte della resistenza. I genitori di Mary invece vogliono mettersi in salvo. Suo padre è anziano, ha 64 anni. Non è obbligato, non è costretto alla leva del servizio militare. Vogliono mettersi in salvo e lasciare il paese il prima possibile. E il loro piano è quello di andare a Istanbul, dove c'è l'ex capo, appunto, del padre di Mary, che è un signore turco ed è l'unica persona che conoscono al di fuori del loro paese. Recuperano le cose essenziali. I genitori di Mary recuperano le cose essenziali e vanno a prendere Mary ed Ellen. Una volta riuniti tutti e quattro, salgono in macchina, le strade sono intasate e non sanno nemmeno se avranno abbastanza soldi per affrontare il viaggio. Ma l'unica cosa che conta è cercare di lasciare il paese, di mettere in salvo la propria vita. Si apprestano a raggiungere il confine con la Romania e dopo diverse ore riescono finalmente a lasciare il paese, così il viaggio continua verso Istanbul. Le stazioni di servizio lungo il percorso aumentano i prezzi degli alimentari, tanto che mangiano poco o niente, dovevano tenere i soldi per la benzina. Dopo aver cambiato i soldi, scoprono di essere stati fregati e si ritrovano con meno della metà dei soldi che avrebbero dovuto avere. Una volta raggiunta la Bulgaria, decidono di fermarsi per passare la notte lì. Dormono in macchina, rischiano di essere derubati da alcuni delinquenti. Nessun posto sembra sicuro, ma devono fermarsi, perché il padre di Mary non riesce più a guidare. La mattina finalmente ripartono e dopo 3 giorni di viaggio arrivano ad Istanbul, dove sono ospitati appunto da questo ex capo di suo padre. Io ho conosciuto Mary la scorsa estate perché l'ho ospitata a casa mia per lavorare ad un progetto artistico per un locale a Cannobio, sul Lago Maggiore, dove fino a pochi mesi fa vivevo. Quando è scoppiato il conflitto ci siamo sentite fin da subito. Ho temuto seriamente di non poterla rivedere mai più, di non poterla riabbracciare mai più. È indescrivibile come questo cambi effettivamente tutto, no? Questa parte affettiva, questa parte emotiva, quest'onda emotiva di cui abbiamo parlato anche poco fa, okay? È quella che fa la differenza, è quella che ci porta a fare dei bei gesti, quella che ci porta a dare un aiuto, penso, no? Senza quella e solo con la razionalità
non facciamo niente, cioè è tutto follia. Ci siamo offerti per ospitarle, non sarei riuscita a fare diversamente, cioè non sarei mai riuscita a girarmi dalla parte. Sono arrivata in Italia da qualche giorno, sono felice di essere qua. Il loro obiettivo è quello di ricostruirsi un futuro. La famiglia di Helen, come ho detto, appunto, non ha intenzione di lasciare l'Ucraina, mentre i genitori di Mary andranno in Congo questo venerdì, perché il suo padre, l'unico lavoro che ha trovato tramite questo ex capo è proprio lì, e quando hai bisogno di lavorare, ecco, ogni posto è buono, no? Quello che potrebbe succedere, ecco, in queste situazioni è proprio questo, che tante persone si approfittino del bisogno che hanno queste persone che fuggono dalla guerra e possano in qualche modo indirizzarle verso determinate strade per avere dei vantaggi da loro, no? Per guadagnarci qualcosa. Chi ha buona volontà, chi ha buon senso, chi vuole farlo veramente con mero spirito di aiuto, è giusto che si faccia avanti e che lo faccia, perché chi ha brutte intenzioni è già arrivato da qualche parte. Sono i primi a fare il passo avanti. Chi vuole fare un bel gesto, chi fa le cose con bontà, non so neanche come spiegarlo, ci mette sempre un po' di più, stai a pensare, posso fare così. Penso che possiamo tutti fare qualcosa. Non dobbiamo per forza ospitare qualcuno, possiamo aiutarlo in un altro modo. Ci sono mille modi ad oggi, penso, per riuscire a dare il proprio contributo, che sia tramite un'associazione, che sia tramite un'altra, che sia per generi alimentari, che sia per vestiti, che sia qualsiasi cosa sia. Ecco. Mary ed Helen vogliono ricostruirsi un futuro, e come tutti i ragazzi giovani, anche loro hanno dei sogni. Non sono pacchi postali, ma sono persone, e quindi loro adesso sono in Italia, ma non hanno intenzione di crearsi il loro futuro in Italia, perché in questo momento si trovano in Italia, in questo momento stanno ricevendo un appoggio. Io sto cercando di fare da ponte, e quello che sperano loro è di trovare qualcuno. Loro sognano di andare in Francia, di preciso. A Parigi c'è un'università che Mary vorrebbe frequentare. Ad oggi è tutto un'utopia, è un sogno irraggiungibile, perché senza disponibilità economica, senza un posto dove stare, senza un lavoro. Sì, vorrei andare a fare l'università a Parigi, non è. Però io penso che possiamo costruire una rete possibile, cioè una rete che renda possibile, ecco, questo, secondo me. Perché non possiamo mantenere queste persone a vita, abbiamo bisogno più che altro di creare una connessione, così che loro riescano a cogliere le opportunità che ci sono in diversi posti e possano ricostruire la loro vita partendo da loro, perché sono in grado di farlo. Quello che a loro manca sono le opportunità per ricostruirsi una vita. Quello che sto cercando di fare io con loro è questo. Ho creato un indirizzo mail, cercherò di pubblicizzare questa cosa il più possibile, così che il passaparola possa permettere di creare questa rete. Ed ecco, tutto quello che possiamo fare è proprio questo: dove ci sono opportunità, dove ci sono persone che possono ospitare, che possono dare un lavoro, perché dobbiamo anche pensare a questo. Loro si spostano, sì, vado lì, ho una casa, mangio, però poi cosa faccio? Che ne sarà di me? Qual è il futuro che avrò lì piuttosto che lì? Ecco, loro sono giovani, cioè non dovrebbero neanche chiedere per questa opportunità, dovrebbe essere un diritto per loro.
E quello che proverò a fare è questo. Se qualcuno vuole darmi una mano in qualche modo, può darmi una mano, lo accetto molto volentieri. Un'altra cosa che vorrei dire è Mary ama dipingere, perché appunto mi ha detto appassionata di arte. Se qualcuno avesse dei pennelli da donare, delle tele, delle canvas, a lei piace dipingere con la tecnica della pittura a olio. Ecco, quindi se qualcuno avesse disponibilità di questo materiale, lei sarebbe contenta di ricrearsi il suo portfolio, ecco, scolastico, perché ha lasciato tutto lì. Loro sono arrivati in Italia con una valigia mezza vuota, i vestiti del viaggio, e non hanno nessuna disponibilità economica. La loro storia può essere migliore di tante altre, come può essere peggiore di tante altre, comunque questo è quello che stiamo cercando di fare, di ridare a due ragazze un'opportunità. Se si creasse una rete solida e ci fossero abbastanza persone che partecipano a questa iniziativa, non solo Mary e Ellen potrebbero ricostruire il suo futuro, ma tante altre persone. Ecco. Questa secondo me è il modo migliore per cercare di collocare queste persone e non abbandonarle lì come dei pacchi postali, tanto ormai la guerra non c'è, sei al sicuro, stai lì, poi si vedrà, ma cercare di dargli anche a loro un posto nel mondo che al momento non hanno più. E ultima cosa, non so se è possibile questa cosa, che ho pensato, e loro sono bravi con l'inglese, noi abbiamo dei ragazzi delle elementari e delle scuole medie, superiori magari a un livello più alto, quindi direi di no, però le scuole elementari e le scuole medie, ecco, se tramite delle donazioni loro potrebbero, sempre in mia presenza, perché non parlando l'italiano non potrebbero comunicarmi, sempre se loro potessero, ecco, aiutare i vostri ragazzi nei compiti di inglese e ricevere in cambio, ecco, un'offerta, una donazione che potrebbe servirgli tanto per ricostruirsi il loro futuro, per andare in Francia, per andare dove il loro cuore desidera. Non ho niente da dire, grazie per avermi ascoltata. Grazie a tutti. Grazie a te Pamela, noi ci vedremo quando sai per progettare e per progettare per Mary ed Ellen e per progettare assieme a loro, ecco, qualcosa di buono. Quindi davvero io ringrazio te, ringrazio la tua famiglia per aver dato ospitalità. Intanto è vero tutto quello che hai detto, ma insomma, per adesso intanto cominciamo ad essere un po' più al sicuro rispetto al fatto di essere invece lì in Ucraina. Ecco, oggi loro sono in un luogo fortunatamente più sicuro, speriamo però che l'augurio che io faccio a loro, ma a tutto il popolo ucraino, è quello di che quanto prima siano tutti al sicuro, e per essere al sicuro deve terminare la guerra, c'è poco da fare, quello è l'unico modo per essere al sicuro. Ale, devi dire ancora qualcosa? Io ringrazio, tra l'altro hai parlato di una mail, vuoi riportarla così se la possono segnare?
avrei... Faremo sapere l'indirizzo email a breve. Io allora chiudo solo dicendo questo, che ho dimenticato di dire prima. Come comune anche noi abbiamo dato disponibilità all'accoglienza di profughi ucraini. Non abbiamo spazi comunali, nel senso che tutti gli stabili che noi abbiamo non sono adatti a ospitare delle persone. Al momento abbiamo contattato prefettura. Appena avremo degli aggiornamenti ovviamente li faremo avere, ma l'idea sarà quella di cercare di collaborare con prefettura e cercare di mettere su un servizio di ospitalità anche con la compartecipazione dei privati cittadini, quindi stabili in affitto e quant'altro. Al momento non c'è ancora nulla di chiaro perché la prefettura sta impazzendo abbastanza anche lei, però da parte nostra c'è la disponibilità. Purtroppo non abbiamo solo immobili da mettere immediatamente a disposizione, sennò quello l'avremmo già fatto. Tutto lì. So se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa. Don Angelo, vuoi dire qualcosa tu? Ti vedo lì che ti guardo. Ho seguito con attenzione ciò che è stato detto fin qui e vorrei dire è stato un racconto che tocca il cuore, che tocca ogni persona e che tocca tutta la nostra umanità. Quindi per questo ringrazio Pamela per questo racconto che ci ha fatto. Credo che però una riflessione si imponga e la riflessione che si impone è che intanto premetto che la parrocchia sicuramente si mette a disposizione, sicuramente. Tra le altre cose io sono responsabile vescovile per l'accoglienza degli emigranti, ma la riflessione che si impone è che oggi noi siamo una marea di persone solidali con l'Ucraina, ma l'Ucraina non è il solo paese in guerra, il mondo è in guerra e non ho mai visto tanta disponibilità per accogliere. Oggi ci è più facile perché il colore della pelle fa la differenza. Credo che noi, se davvero siamo persone solidali, poi so che a molti non piacerà il mio intervento, ma non mi importa, nel senso, sono quasi vecchio e sono quasi in pensione e forse mi proporrò a fare il sindaco di Castellamonte, se tu lasci. Però credo che se davvero noi vogliamo parlare di solidarietà, la solidarietà deve essere per tutti. È chiaro che non possiamo salvare il mondo, non possiamo salvare il mondo lo salva solo il Padre Eterno ed è anche giusto che noi chiediamo al Padre Eterno il dono della pace o della giustizia, perché il Padre Eterno il dono della giustizia e della pace ce l'ha già dato, noi ne abbiamo fatto un uso distorto di questo dono che ci è stato dato. Come abbiamo fatto un uso distorto del creato, perché il Padre Eterno ci ha affidato un giardino che noi dovevamo custodire e noi invece ne siamo diventati padroni. Diventandoli padroni, questa è la realtà che è sotto gli occhi di tutti. Allora, rispetto, e quindi questa è la premessa,
rispetto a tutta questa situazione qui, mi viene da domandare, ma forse vale la pena di affidare tutta questa storia qui a delle cooperative che perlomeno hanno il rimborso? Perché non capisco. Se le cooperative hanno un rimborso, perché una famiglia non deve avere un rimborso? Io sono stato contattato da diverse cooperative, compresa la tua, per mettere a disposizione dei locali. Mi pagano pure l'affitto. Allora, qual è il... chi è? No, voglio dire, sto cercando di capire perché le cooperative hanno dei rimborsi e il comune cittadino che vuole mettersi a disposizione, che non ha bisogno dell'intermediario, che non ha bisogno di gente che passi a visitare, a fare tutto questo qui, perché c'è una famiglia sana, che prende dentro di sé un'altra famiglia o alcuni bambini di questa famiglia, quindi sono anche spese molto più limitate di quelle che potrebbe costare una cooperativa. Allora, bisognerebbe che la politica si dia da fare, per dire se la città metropolitana, di cui adesso si onora anche della presenza del nostro sindaco, dovrebbero darsi da fare, per dire se una famiglia accoglie. Io non dico che una famiglia deve diventare ricca, assolutamente no. Ci sono state persone che sono diventate ricche rispetto all'accoglienza, la prima accoglienza che noi abbiamo fatto. Ma noi non chiediamo di diventare ricchi. Ma una famiglia che c'è solo il padre che lavora e che si mette a disposizione, ma lo fa col cuore, perché io credo che noi dobbiamo prima di tutto accogliere con il cuore e poi accogliere fisicamente. Se noi accogliamo con il cuore, però economicamente io non ce la faccio, chi mi aiuta? Allora l'idea che veniva fuori là in fondo, non so da chi, creare una rete di amici che diano una mano per il mantenimento di queste persone sul nostro territorio. Questo potrebbe essere un'idea, e la parrocchia sottoscrive questa idea. Proporrà agli uomini di buona volontà, non i cristiani, sia ben chiaro, perché così ci entri dentro anche tu. Proporrà a tutti gli uomini di buona volontà di fare questa sottoscrizione, questo tipo di sottoscrizione, perché credo che sia un modo o un altro per essere solidale. Però noi, il governo, la politica non può schiaffeggiarci in questo modo. Quindi credo che c'è bisogno di interventi politici, se abbiamo ancora dei politici validi e capaci. Allora, io credo che la parrocchia sicuramente farà il suo dovere, farà quello che deve fare. Ognuno di noi deve fare quello che deve fare, perché non è che si possa dire dobbiamo accogliere delle persone, accogliamoli nella casa parrocchiale. Certo che li accolgo nella casa parrocchiale, ma domando a chi me lo chiede quante case sfitte abbiamo nei nostri paesi e quanti ne metteranno a disposizione. Non è che tu lanci un'idea e dici, beh, ma fa la casa tua. Ma fa la casa mia, non ho bisogno di lanciare nessuna idea, non ho bisogno di dirlo a te, lo faccio io. Allora, quanti di noi che hanno le case sfitte, che non le usano, non sanno cosa farne? Perché ritengo che per i nostri paesi, soprattutto i paesi piccoli, potrebbe essere il farli rinascere. Se noi in un paese piccolo come, non faccio nomi, come Canicati, che non so neanche dove è, se c'è, se forse c'è, che magari ha 120 abitanti, tutti anziani, che tra 10 anni quel paese lì ne avrà 10, e quindi la chiusura di tutto quello che c'è, si portasse in casa 20 mamme giovani con 20 bambini, non è che il paese possa rinascere, possa ringiovanire, si possa rimpopolare il paese. Questo è anche per noi, questo va bene anche per noi. Quindi credo che tutti quanti dobbiamo impegnarci,
ognuno a casa nostra, però non dicendo all'altro fallo tu. Poi ci sono delle problematiche che non si possono superare. Se non ho casa, se la mia casa è già piccola e non posso ospitare nessuno, però faccio una rete di persone le quali contribuiscono a quelle persone che accolgono, almeno per dargli da mangiare o per realizzare un sogno di qualcheduno che vuole andare a Parigi a fare l'università, realizzare magari un sogno, che oggi è il sogno di andare a Parigi, domani è il sogno di diventare medico, dopodomani è il sogno di diventare ingegnere, e c'è una rete, ma deve essere una rete continuativa. Non può essere una rete che nasce oggi e poi finisce. Quindi tutto bene, va tutto bene, ma credo che la politica ci debba non solo dare una mano, perché va bene quello che ha detto Alessandro oggi, va bene, ma l'abbiamo letto su tutti i giornali, chi utilizza gli strumenti social ha letto il piano della prefettura, ha letto il link dove deve andare, ha letto come si fa per accogliere, c'è scritto tutto. Quindi noi abbiamo bisogno invece di altri strumenti, che sono più che altro in questo momento strumenti economici, perché se no ci ritroviamo a rivivere la stessa storia, la stessa storia. Noi li ospitiamo, le cooperative li ospitano, finiti i 90 giorni o i 2 anni che erano prima per gli altri richiedenti asilo politico, finiti questi anni li mettiamo su una strada. E che cosa possono fare questi su una strada se non essere il sottobosco della malavita, dello spaccio, della criminalità? Che cosa possono fare questi ragazzi qua? Perché? Perché nel tempo che li abbiamo accolti non gli abbiamo creato un terreno fertile, soprattutto un lavoro, per potersi sentire degnamente inseriti, perché il lavoro ti dà dignità. Un uomo a cui manca il lavoro è un uomo che manca tutto, gli manca la dignità umana. Allora io credo che questo sia il nostro atteggiamento. Io continuerò in questi mesi, soprattutto in questi 40 giorni di Quaresima, continuerò a dire queste robe qui, anche se non piacciono, ma a me, io non devo piacere a voi, devo piacere a me stesso e a Dio, quindi. Però continuerò a dire queste robe qui e credo che dovremmo fare davvero una rete di solidarietà. E non ci deve essere nessuno che si intesta, che si mette la medaglietta, eh? La parrocchia ha fatto, il comune ha fatto, l'associazione ha fatto. Noi abbiamo fatto, i cittadini di Castellamonte hanno fatto, non le medaglie. Le medaglie non servono a nessuno. Io ringrazio Castellamonte perché c'è stata una solidarietà tremenda. Io ho i locali dell'oratorio pieni, strapieni di roba che dovremmo mandare su. Quindi io li ringrazio, quelli di Castellamonte. Sono anche disponibile a dire, perché poi Castellamonte, e concludo, ha già fatto un'esperienza con i ragazzi di Chernobyl. Io non c'ero ancora, c'era ancora Don Vincenzo, ma c'erano delle famiglie che ospitavano 40 ragazzi che di giorno vivevano in oratorio e alla sera andavano a dormire a casa per 3 mesi all'anno. Quindi questa esperienza si può rifare, la parrocchia mette a disposizione, ma poi per il mantenimento, per il riscaldamento, per la luce, per tutte queste robe qui, bisogna che qualcheduno intervenga, perché non si ripeta la storia dell'altra volta che i comuni hanno ricevuto dei soldi semplicemente perché sul loro territorio avevano degli extracomunitari e questi soldi non sono stati spesi per gli extracomunitari. Non era un diritto. Questi soldi li avevano i comuni perché sul loro territorio avevano gli extracomunitari. Non erano obbligati a spenderli per gli extracomunitari, ma santo cielo, qualche borsa studio, qualche borsa di lavoro, qualche cosa si poteva anche fare. Che non succeda anche qui la stessa cosa. Allora io sono totalmente disponibile. Credo di poter dire come delegato vescovile della diocesi
che la diocesi si mette a disposizione, che la diocesi si mette a disposizione, ma ognuno faccia la sua parte. Perché se venite a dirmi a me farlo a casa tua, non ho bisogno di voi, lo faccio da solo. Grazie. Io ti ringrazio Don per l'intervento. Io non apro il discorso migrazione, perché se dovessi rispondere al discorso migrazione, e c'è la mia compagna al fondo vicino al pilastro che mi sta già guardando terrorizzata per cosa potrei dire in questo momento, si aprirebbe appunto una parentesi infinita, perché da cittadino, ben prima che da politico, anche perché non mi ritengo tale, ma mi ritengo più un amministratore, mi sento molto poco politico, lo dico fin da quando è iniziata questa nostra avventura. In realtà sulla migrazione l'Italia dovrebbe cambiare un'infinità di cose, da tutti i punti di vista, non solo quelli positivi, perché io mi sento in grado, proprio perché anch'io sono ancora più facilitato di te, perché devo pensare solo a me stesso, manco a Dio, se mi concedi una battuta, è grave, se mi concedi una battuta anche in senso positivo, perché la politica secondo me dovrebbe avere a un certo punto il coraggio di dire che la questione migratoria dovrebbe essere gestita meglio da tutti i punti di vista, sia pro migranti sia pro Stato, cioè è proprio gestita male, a livello nazionale è gestita malissimo. E io sono il primo che non vede l'ora che tutto ciò cambi. Come amministratore di Castellamonte questo potere ancora non ce l'ho e tu non hai idea di quanto vorrei averlo, perché vedendolo poi dal dentro, io come i miei colleghi, sia come volontario sia come dipendente, vedo un sacco di cose che si potrebbero secondo me fare meglio, ma che è frustrante perché non puoi fare nulla per cambiare, perché sono derivate da leggi dello Stato e a volte dall'Unione Europea, quindi le prendi per come vengono e le applichi. Sul fatto del perché le cooperative soldi, perché le famiglie no, è una bella domanda. Io ti rispondo da Alessandro Musso, da quello che penso io, e per dei canoni che tra l'altro conosci benissimo anche tu, che sono, guarda, ho tirato giù le prime quattro parole che mi sono venute in mente: la competenza, il tempo, il controllo e la rendicontabilità. Ti rispondo forse da finanziere, ma lo sai anche tu qual è il problema. Il problema è che, e qui mi sto riferendo alla salute e alla sicurezza dei richiedenti asilo, cioè più c'è controllo, più è sicuro per loro, prima ancora che per gli altri. Perché se io dovessi immaginare, e qui parlo se vuoi da amministratore, dovessi decidere a livello nazionale di procedere a gestire tutto la migrazione solo con i privati, sarei un folle, perché se fossi nato nel paese del Bengodi o nel paese dei Belocchi potrei anche credere che il 100% di chi ospita lo faccia in maniera disinteressata, per aiutare, senza fini di lucro, eccetera eccetera eccetera. Come tu ben sai, e vale per i privati, vale per le società, vale per tutti, c'è chi fa bene le cose e c'è chi le fa male. Il controllo su un privato è sicuramente più difficile, e dal punto di vista della gestione del denaro pubblico, oltretutto, e questo non lo dico io, lo dice di nuovo legge dello Stato, dare contributi a un privato senza base di rendicontabilità è improbabile. Credo di aver fatto in un anno e mezzo di amministrazione fino ad oggi una volta un'osservazione del genere, ma per una stupidaggine, faccio una cosa forse anche detta in buona fede. Il caposettore mi aveva fulminato con lo sguardo, con le parole, e non mi aveva tirato niente addosso, forse perché se mi era andata bene. E davvero stavo parlando di una cosa, non mi ricordo neanche più cosa, ma tipo, ma sì, vabbè, di 20 euro si risolve la situazione, così riusciamo a prendere quella cosa che ci serve per fare quella dall'altra. Cioè, non stavo parlando di ingarbugli mafiosi internazionali. E quindi io il tuo discorso lo capisco e da essere umano lo approvo completamente. E l'idea che ha lanciato prima la ragazza l'appoggio anche io. L'importante è che non solo si faccia accoglienza e torno e poi chiudo il discorso che facevo prima, ma che si faccia bene accoglienza, perché se no è solo uno slancio iniziale, emotivo, e poi fra sei mesi, e lo sai, ci troveremo mi e titi e mi, come ci diciamo sempre in canonica. Tutto lì. Aspettiamo che ci spingano i riflettori e poi vediamo quanti di noi siamo. Vediamo che si spendono in persone. Poi su Sartorio avere rendicontazione, sono state cooperative, quindi so come la storia, quindi, però voglio dire, si troverà un altro meccanismo. Infatti, non è solo possibile, non è possibile trovare un meccanismo, si trova. Certo, stanno appunto a
quello che mi hanno detto oggi è proprio quello, stanno viaggiando sull'idea di utilizzare come base del rimborso la bollettazione, perché è l'unico rendicontabile, molto, molto semplicemente. Però questo è tutto da vedere. Allora, chiudiamo, io vi ringrazio per aver partecipato, abbiamo fatto fare pace anche al sacro e al profano, quindi siamo... No, lo so. Scherzo. No, ma lo so che alla fine anche da punti di vista diversi invece io sono convinto che Alessandro e Don Angelo hanno lo stesso obiettivo, quindi... Potrebbe far parte della mia squadra della prossima. Ecco, esattamente, quindi te, adesso ti dico, io volevo chiudere proprio con questo, Don, siccome te vuoi candidarti a fare il sindaco, due cose. Uno, hai detto prima, devo piacere solo a Dio, no? Devi piacere anche a loro, sennò poi non ti votano. Due, riservati un mesetto, così mi confessi a me, perché mi ci va un mesetto prima che ti dico tutti i peccati che ho fatto, e poi te vai a fare il sindaco e magari io prendo i voti e vado a fare il parroco. Grazie. Grazie, buonasera. No, no. Vale, no.